Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo fatto saltare un altro luogo importante per i Sons of Samedi. Quindi ora vogliono parlare con il loro capo, ovvero noi. Pensa se pensassero che è ancora Julius il capo. Ecco, sto dicendo, cos'è? Non reagiamo? Ecco, questo forse ha fatto male. Questo ha fatto pelo pelo male. Da dove l'ha tirato fuori quel bastone? Dove cazzo è uscito fuori? Where am I? You are sitting with your betters, my friend. I wanted to see the face of the individual who had caused me so much trouble. So far. Underwhelming. Who the fuck are you? I'm the general. Property you stole and destroyed. Oops. You needn't dwell on your mistakes. You will not live to learn from them. That's so. I'm afraid it is. Certo, come no. They call me Mr. Sunshine. Well, listen, Sunshine. I don't know how fucked up your face is. I ain't scared of you or that other asshole. Pity. Gentlemen, I'm through meeting with my adversary. If you please, dispose of this trash. Of course, General. You're a general? Hey, you hear that? That asshole? He thinks he's all... Oh, shit! Figa, pure da tossico riesce a fare sta roba. È incredibile. L'abbiamo colpito? Madre mia. This is a bad time to be fucked. John, di aiuto sono fatto. Oh merda, aspetta. Meglio cambiare arma. John, di aiuto. You're not here, so how am I hearing you? Holy shit, are you high? You know what's cool about you? Your name. Is that Irish? I'm gonna die. Great. Ora torniamo al nascondiglio prima che muoiano tutti. Oh, salite. Dai, tutti. Oh merda, abbiamo posto solo per uno. Vabbè, non importa. L'altro seguace si dovrà arrangiare, mi dispiace. Madonna, è difficilissimo guidare in queste condizioni. È orribile anche, Dio mio. Oh, però ce l'abbiamo fatta. Non so in che modo, ma ce l'abbiamo fatta. Oh, calmo, calmo. Mettiamo il fucile a pompa e scendiamo di sotto. Forza. Che i nostri amici hanno bisogno di noi. Ma poi perché state fermi e non mi venite già incontro? No, no, no. State fermi, bravi. Ok, saliamo di sopra e andiamo ad uccidere gli ultimi stronzi, allora. Madonna. È di un fastidioso tutto ciò. Ecco fatto. Questo fucile a pompa è magnifico. Oh, calmi. Come l'hanno presi? Dove sono finiti? Eccoli qua. Ritorna in vita e ritorna in vita pure tu. Calmi. Merda, sto andando a fuoco. No, che stronzo. Stavo andando dritto, ma siccome è tutto fumato, ogni tanto sbarcolla da altre parti. È orribile muoversi in queste condizioni. Aspetta. Ah beh, non ci sono le macchine a questo giro. Aspetta. Yeah!
Eccola qua una macchina. Aiuto, mi hanno investito, bastardi. Ecco fatto. Così si gestiscono queste situazioni. Pierce, ma dai. Ci mancava solo tu che mi investivi. Non bastano sti stronzi. Dov'è finito Pierce? Beh, ritiriamolo su, va, prima che crepa. Non bastavano sti stronzi che già mi investono loro. No, no, ci devi mettere pure tu. Calmo. Come l'ho mancato. Ne stanno arrivando altri, aspetta. Non ne arrivano più altri, tranquillo. Ecco, risolto. L'arcano. Un po' di munizioni infinite è quello che ci vuole. Ma state bene buoni. Non dovete pensare alla polizia in questo momento, dovete pensare a me. A me e a me soltanto. Io, il vostro nemico, dovete occuparvi di me. Merda. Aspetta. Per un attimo ho pensato che Pierce l'avrebbero colpito. Dov'è il mio companion? Eccolo qua. Sai cosa? Abbiamo il telefono, usiamolo un attimo. Dovrei avere fra i miei servizi... No, non ce l'avevo quello per chiamare la gang. Strano, pensavo di sì. Ecco qua. Ah, tu sei ancora viva? Come? Com'è possibile tutto ciò? Dai che la fattanza piano piano sta andando via. Questo è già un ottimo segno. Sì, però sti stronzi non finiscono più, Cioè, ce li sta mandando proprio tutti di cattiveria, il generale, Ecco qua. Ecco, volevo evitare questa situazione. Dove sono Shondi e quest'altro. Aspetta che smetti di prendere fuoco. Se a me ti uccidi 56 e se ne uccidevo 60 prendevo un premio. Situazione risolta. Dai. Però piano piano stiamo ristrutturando questo posto finalmente, Ciao. How you feeling? Una merda. Comfortable and very hungry. Help standing up? No, I'm good here. Guarda, sure? Il cadavere lì dietro. You know, there could be some more guys looking for you. You could take them, right? Probably not. Yeah, that's good. That's good. Fottuti pesi piuma, nel senso che non reggo un cazzo. Saint leader in drag fueled orgy of violence. Quanta cattiveria. Altor Dom, perfetto. Corpo a corpo Samedi. Yes, finalmente. Questo adesso andiamo a prenderselo. Guarda che bellino che è adesso questo posto. Guarda che stupendo che è. Bello l'angelo, abbiamo ristrutturato anche questo. Con la scala, i ponteggi che ancora stiamo sistemando. Complimenti. Che tra l'altro, se non sbaglio, 2 secondi fa quando siamo entrati qui era messo di merda sto posto. Quindi vuol dire... Bello il letto. Quindi vuol dire che l'abbiamo sistemato nel mentre che ci stavano sparando? Questo mi stai dicendo? Allora, punto 1. Ho bisogno di un chirurgo. Che è qua. Punto 2. Ho bisogno di un fast food. Che lo trovo un po' sparpagliato tranne che nelle vicinanze. Ok. Per sto giro prendiamo l'elicottero. Eccoci arrivati. Vediamo di fare un bel atterraggio. Da tutt'altra parte, da tutt'altra parte. Sì, lo so, calmo. Eh sì, e quando ci arrivo? Io stavo andando di qua, il punto me l'hanno messo di qua. Eccoci qua, finalmente possiamo cambiare il nostro stile di combattimento. $500,
Ormai sono bazzecole. Stile di combattimento Rissa e stile di combattimento Samedi. Certo, la capoeira magari non si addice al nostro personaggio, ma almeno abbiamo uno stile di combattimento più veloce e più atletico, diciamo. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!